benvenuti nel canale televisivo sportivo. Oggi con le ultime notizie come: bella partita quella tra Napoli e Verona, prevale la squadra di Spalletti che alza il livello nel corso della ripresa con due splendidi gol decisivi di Zielinski e Lobotka. Convince subito, fin dal suo esordio Kvaratskhelia, Schelia, giocatore in grado fare la differenza nella fase offensiva del Napoli con poche giocate di grandissima qualità. E lui l'MVP della squadra di Luciano Spalletti in una partita ben giocata dalla squadra azzurra su un campo mai facile come quello dell'Hellas Verona. La partita appunto un cenno doveroso al grande applauso che entrambe le sponde del Bente godi, tanti i tifosi del Napoli al seguito della squadra, hanno tributato a un grande ex di entrambe le squadre. Garella, portiere del leggendario scudetto del Verona di Bagnoli, ma anche del Napoli di Maradona, scomparso pochi giorni fa. A lui il minuto di silenzio in avvio di gara. Verona, Napoli 2-5. Una buona gara quella del Napoli, in crescendo contro un Verona che scende di intensità nel corso del secondo tempo e finisce in metà riserva contro una squadra micidiale sulle accelerazioni e nelle verticalizzazioni. Un buon Napoli, per quanto ancora si parli di una squadra incompleta. In un buon momento che vede Meret impegnato più volte, il Verona si porta in vantaggio al 29 apostrofo con Lasagna che in una difesa troppo lenta insacca su calcio d'angolo raccogliendo il pallone appoggiato da Gunther sul palo più lontano. Immediato il pareggio di Kvaratskhelia che raccoglie un lungo suggerimento di Lozano, primo gol del georgiano in Serie A. Subito molto convincente la sua prova anche in fase di appoggio. Osimhen nel recupero del primo tempo allunga sull'1-2 ancora su calcio d'angolo spizzato questa volta da Di Lorenzo. Esultanza polemica di Osimhen, molto fischiato dai tifosi del Verona. In avvio di ripresa l'Hellas pareggia con un colpo di testa di Henry, perfetto nel sandwich tra Ramani e Kim, su cross di Faraoni. Ma da qui in poi si vede solo il Napoli. Kvaratskhelia manda in gol Zielinski con un sontuoso assist. E gli azzurri dilagano con anche dopo l'uscita del georgiano con altri due gol. Lobotka, con uno splendido tiro a giro firma il quarto gol, Politano firma poco dopo il puerissimo su appoggio di Osimhen. Arrivano anche un gol annullato a un'aspra carica sul portiere e un paio di altre occasioni da gol. Napoli che vince e finisce in pieno controllo, se non in dominio. Pur con qualche momento di pausa e un paio di indecisioni difensive. Una risposta più che adeguata alle vittorie di Roma e Lazio così come a quelle di Inter e Milan. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.